che è successo qua? Che è successo? Però, ragazzi. No. No. Buongiorno, buon martedì, ieri abbiamo fatto una live sul canale di Lino, però il mio video non è riferito alla live, è riferito a parecchi che comunque gli brucia il culo. E raga, Messi ha fatto la storia, alla gente brucia il culo. Alla gente brucia il culo. Allora, indipendentemente da uno può preferire Messi Ronaldo, giusto? Messi Maradona, giusto? Ci sta. Messi Maradona. Che il cinquantenne, il sessantenne mi dice Maradona, io posso anche accettare. Lo posso anche accettare, no? Però la verità è questa. Che Messi e Maradona sono alla pari. I numeri dicono che sono alla pari. Anzi, a livello di trofei è più importante Messi per l'Argentina. Però se tu chiedi agli argentini, Messi e Maradona sono due migliori del mondo, cioè sono sullo stesso cielo, ragazzi. Maradona è Dio, Messi è il figlio. Sì, ragazzi, Messi Maradona, Maradona Messi. Poi non c'è più nessuno. Insieme a loro non c'è più nessuno. Giocatore più forte della storia. C'è gente che brucia il culo. No, perché il mondiale è stato fortuna. Cioè, ho sentito che il mondiale di Messi è stato fortunato, ragazzi. Roba dell'altro mondo. Cioè, io veramente mi stavo per mettere a piangere. Il mondiale di Messi è stato fortunato. Che ha avuto culo. Raga, ma è roba proprio impressionante. Io penso che sia il miglior Messi mai visto a un mondiale. Il miglior Messi, io lo seguo, che io ce l'ho tatuato, io lo seguo, non è che mi sto dicendo le cazzate, cioè io lo seguo, io ce l'ho tatuato a Messi, cioè è un idolo. Poi per tutta la gente dice, ma tu dici argentino, li avete gli idoli? No, uno mi ha risposto su Facebook, io ho i miei idoli ma sono tutti italiani, ma sono cazzi tuoi, a me non me ne frega. Ma scusa, ma perché quando uno fa un post su Facebook puntualmente ci viene quello a rompere il cazzo che ti vuole insegnare, frate, ma chi cazzo ti cazzo? Ma scusa, ma perché quando metti post tu, che ti piace Ronaldo, che ne so, De Bruyne, ma io ti vengo a creare il cazzo a te? No, è facito cesso, non rompi tu cazzalate. Ma scusate, ragazzi, la frase dice questo, che si fa i cazzi su, campo ci andiamo, ma perché vi dovete fare i cazzi degli altri? Ma la bacheca è mia, Facebook è mio, me lo so creato io, sì, ci scrivo quello che cazzo voglio io. È inutile che tu vieni sotto a commentarmi, perché ti rido in faccia, perché il calcio è opinionabile. Io ho la mia opinione, tu hai la tua, e sti cazzi, ma non venire a scrivere sotto i commenti da me, perché non ti darò mai la ragione, forse non hai capito, mai. La verità è questa, voglio che Messi ha fatto la storia, che piaccia o meno, vi brucia il culo. Questo è i fan di Ronaldo, diciamo che qualcun fan di Ronaldo, perché comunque alla realtà è inutile girarci intorno. Con la realtà cosa vuoi fare? Quando Messi ti ha alzato una Coppa del Mondo a 35 anni, da protagonista, cosa vuoi fare? Cosa gli vuoi dire? Non puoi dire niente, devi stare zitto a cuccia e fare i complimenti a Messi. Cioè, di che stiamo parlando? Questa è la realtà. Come se l'avrebbe vinto Ronaldo, ci facevi complimenti a Ronaldo. Come se l'avrebbe vinto Mbappé, ci facevi complimenti a Mbappé. Semplice. Poi ho sentito anche un ragazzo che diceva, ma se Mbappé avesse avuto la squadra di Messi avrebbe vinto. Ragazzi, la squadra, la Francia è una squadra U. Non lo so come ha fatto a vincere l'Argentina. La Francia è una squadra U. Detto questo, vai giù. Buon martedì a tutti e buon lavoro a tutti. Un bacio. Ciao belli. Fino alla fine, forza di Messi. Dai, che manca poco.